Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Amici e amiche di Fabbrica della Comunicazione, ben ritrovati a una nuova puntata di Pillole di Extramondo e quindi a un nuovo appuntamento con il mistero. Questa sera puntata speciale dedicata alla reincarnazione. Ne parleremo con due graditissimi ospiti, Paola Giovetti, giornalista e scrittrice. Ben ritrovata Paola. Ciao Enrico, ben trovato. E una new entry, possiamo dire, Michele Guandalini, psicologo, psicoterapeuta, esperto di ipnosi regressive. Benvenuto. Grazie, grazie. Buonasera a te e alla Paola. Ciao Paola e grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora Paola, la reincarnazione è una dottrina condivisa da molte religioni. Pensiamo all'induismo, pensiamo al buddismo. Pensiamo a certe correnti dell'ebraismo, qualcuno dice addirittura anche dal cristianesimo delle origini. Tu come hai approcciato a questa materia dal punto di vista giornalistico e dal punto di vista della ricerca psichica? Quando hai iniziato a occupartene e in che modo? Dunque, la dottrina della reincarnazione è molto affascinante, tutti sanno che non fa parte del nostro patrimonio dottrinale cristiano, non solo cattolico ma cristiano in generale. E però molti del mondo occidentale si sono sentiti affascinati da questa, dalla dottrina delle molte vite, che sembra giustificare e spiegare tutte le ingiustizie o apparenti ingiustizie che ci sono a questo mondo. Quindi questo è il fascino della dottrina della reincarnazione. E io mi sono avvicinata a queste tematiche non tanto per motivi dottrinali, cioè, diciamo culturali in genere, perché se studio un po' di storia delle religioni, chiaramente incontri la dottrina della reincarnazione, però nel campo della ricerca psichica vengono portate avanti delle ricerche, delle indagini per cercare di stabilire se questa dottrina possa avere delle prove, almeno degli indizi a sostegno. E questo viene fatto attraverso due modalità fondamentalmente: quella dell'indagine dei ricordi dei bambini, ricordi spontanei dei bambini piccoli che appena cominciano a parlare dicono cose che non si sposano con la vita che stanno vivendo, non riconoscono i genitori, dicono che i loro genitori sono altri, si fanno riferimento ad altre città, ad altri paesi, ad altre zone, ad altri tempi. E a volte è successo, poi ne parleremo se credi più da vicino, che sono stati condotti nei luoghi che dicono di riconoscere, da cui dicono di essere originari, e hanno riconosciuto tutto, hanno riconosciuto anche le persone, le case, tutto un insieme di cose difficilmente spiegabili così in termini naturali. Ecco, proprio questi bambini innocenti che non sono naturalmente indottrinati e che dicono queste cose fanno una certa impressione. Quindi questo è uno delle vie maestre della ricerca nel campo della reincarnazione, i ricordi, soprattutto dei bambini. C'è anche qualche adulto che ricorda, ma soprattutto i bambini piccoli, che sono anche quelli meno sospetti di essere indottrinati, di avere letto delle cose, insomma bambini che appunto sono piccoli e quindi non hanno nessun tipo di indottrinamento. E poi l'altra ricerca è quella di cui si occupa il nostro amico Michele Guandalini, che è quello della regressione a quelle che sembrano vite precedenti, regressione in stato di ipnosi. E questo è molto affascinante. Viene fatto da tempo nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, eccetera, e adesso qualche psicoterapeuta come lui lo fa anche in Italia. Bene, e infatti la domanda che ho fatto a te la rivolgo anche a Michele. So che Michele è partito dalle ricerche di Brian Weiss in America, uno psichiatra americano molto famoso, e poi ha in qualche modo importato quelle conoscenze qui in Italia, applicando in parte anche il metodo di Brian Weiss. Cos'è che ti ha spinto dal punto di vista invece del tuo lavoro, del tuo
ruolo di psicoterapeuta a indagare la possibilità delle vite precedenti, Michele? Beh, intanto il fascino di questa bellissima tecnica che consente veramente di accompagnare le persone in quelle che appaiono essere appunto vite precedenti, che spesso e volentieri, per fortuna, non sono soltanto un'illusione, ma in qualche modo le esperienze che vengono evocate hanno poi dei riscontri storici. Quindi alcuni miei, chiamiamoli clienti, non mi piace chiamarli pazienti, hanno avuto poi modo di verificare, e io per primo, perché prima di tutto mi sono sottoposto io a questo percorso, hanno avuto modo questi miei clienti di verificare che alcune cose che avevano immaginato o comunque visualizzato durante la regressione erano realmente accadute. Poi con aspetti legati alla sincronicità, cioè episodi che sembravano sincronici ma che poi hanno trovato appunto motivo di essere documentati. Questa cosa è stata veramente molto appassionante. E parallelamente è ovvio che il mio interesse è andato anche verso la parte clinica, visto che io sono un clinico, mi devo occupare di queste cose qua. E ho capito tante cose molto interessanti attraverso appunto lo studio, la ricerca, ma soprattutto l'applicazione, perché è molto importante lavorare con questa tecnica per comprendere filo, segno per segno, insomma, seguendo questo filo rosso che in qualche modo accompagna dall'inizio alla fine della seduta il cliente, è possibile comprendere come a parte delle, ovviamente delle personalità che sono dentro di noi, si muovono all'interno della nostra mente, del nostro inconscio. Poi è un argomento magari che affronteremo un pochino più avanti, però ecco, diciamo che la passione è nata, si dice per caso, il caso non esiste, e io mi sono ritrovato che stavo leggendo questo bellissimo libro, quello di Brian Weiss, il primo, Molte vite e molti maestri, e parallelamente ho avuto la possibilità di conoscere una persona che mi ha poi sottoposto a questa meravigliosa tecnica. Tra l'altro, giustamente ricordavi tu il tema della reincarnazione, quindi prima hai fatto riferimento all'induismo, al buddismo, all'ebraismo e anche alla Chiesa Cattolica che fino al 553 d.C. aveva contemplato la reincarnazione, ma ci sono tracce addirittura di, pensate un po', di esperienze legate alla regressione delle vite passate che risalirebbero a circa 6.000 anni fa, quindi alla civiltà dei Veda, quindi non è una cosa nuova. Come diceva giustamente Paola, è una cosa che è stata riportata in auge soprattutto in questi ultimi anni, o come dicevi tu, grazie anche all'apporto molto importante di Brian Weiss, ma in realtà, come Paola sa meglio di me, perché lei ci ha lavorato sopra, c'è stato Detlefsen, ci sono altri autori, lei parlava di Ian Stevenson, ma ci abbiamo anche Andy Tomlin, insomma ci sono tanti autori importanti a livello mondiale che hanno potuto in qualche modo così riportare fuori questo tema che è davvero appassionante secondo me, ma questa è la mia visione. Chiaro. Paola, allora proviamo a citare qualche ricerca che ha così dato delle informazioni relativamente a questa tematica. Ad esempio, tu parlavi prima dei bambini. Sì. C'è un testo però, prima ancora di Ian Stevenson e delle sue ricerche, che mi ha colpito molto, che è La vita dalle ceneri. Sì. La vita dalle ceneri è un volume, una ricerca che non ha un carattere scientifico, un carattere diciamo più aneddotico, se vogliamo, però è assolutamente sincera, è onesta, perché l'autore, questo rabbino, Jonathan Gershom, ha raccolto i ricordi di chi, Paola? È un libro che conosco bene, il rabbi Gershom ha raccolto ricordi spontanei di ebrei come lui e anche di non ebrei, perché poi ha allargato il giro, all'inizio erano ebrei quelli che lui frequentava, che conservavano ricordi angosciosi dell'Olocausto. Persone che erano nate quindi dopo la guerra e che conservavano questi ricordi terribili, ma con dei particolari impressionanti, i riti, le canzoni che cantavano mentre andavano al forno crematorio, certi usi e costumi degli ebrei, questo soprattutto da parte di persone che ebrei non erano e che quindi che non avevano conoscenza di queste cose, di questi linguaggi, di questi riti, di queste cerimonie. Inizialmente fu una ragazza che loro frequentavano, lui e la moglie frequentavano, che aveva questi incubi, perché a volte erano ricordi spontanei, a volte incubi notturni, cose tremende, e che magari sottoposta a un'analisi un pochino più approfondita era riuscita a ricordare meglio,
e ha ricordato appunto queste cose dell'Olocausto. E poi ha raccolto qualche altro caso nell'ambiente che lui frequentava e poi ha pubblicato questi casi in una rivista a grande tiratura e ha ricevuto tantissime risposte, anche da parte di persone, appunto, come dicevo prima, non ebrei, non legati in nessun modo, quindi tutte nate dopo la guerra e che avevano questa cosa in comune, cioè i ricordi angosciosi di quello che era stato, conservando anche la paura. Per esempio, una ragazza, ricordo, aveva il terrore del filo spinato, non poteva vedere neanche arrotolato il filo spinato perché le ricordava le recensioni dei campi di sterminio, dei campi di lavoro, oppure la sola vista di una divisa li angosciava, o di un cane lupo, tutte cose che si legavano direttamente a quella situazione, a quell'ambiente. E poi appunto la conoscenza di canzoni, di riti, di preghiere, di gesti, di gestualità che non facevano parte assolutamente del loro tipo di lavoro, del loro tipo di vita, di ambiente di lavoro, di vita abituale, e che però ricordavano benissimo. E parlandone, il Rabbi scrive nel suo libro che parlandone, discutendone, eccetera, non era una vera e propria regressione quella che facevano, però era un indagare, uno studiare questa cosa, e loro si sentivano meglio perché capivano di cosa si era trattato, cioè attribuivano a una vita precedente quello che stavano vivendo, i ricordi, gli strascichi, ecco, di cui non si erano liberati. È un libro veramente impressionante. È qualcosa di molto toccante. Molto. Invece, Michele, una domanda che proprio volevo farti anche a titolo di curiosità personale. La ipnosi regressiva utilizzata allo scopo di andare indietro e così frugare fra quelle che sembrerebbero, noi lasciamo sempre aperta la porta, usiamo il condizionale, le vite precedenti, però ha un elemento oggettivo, cioè tante persone nel momento in cui ricordano questo tipo di esperienze sembrerebbero migliorare, sembrerebbero guarire alcune delle loro problematiche. Questo è veramente singolare perché a quel punto andrebbe un fenomeno di questo tipo a convalidare ulteriormente l'ipotesi che ci possa essere stato qualcosa prima della vita attuale di queste persone. E come te lo spieghi questo? Sì, è assolutamente vero. Beh, intanto la letteratura ci ricorda molti casi dove veramente persone sono guarite semplicemente facendo un'induzione alle vite passate. Quindi anche questa cosa è miracolosa perché sono state guarigioni spontanee, ecco. Allora, io credo che in qualche modo si vada a lavorare esattamente in regressione laddove si è generato quell'evento che ha dato origine a quell'esperienza traumatica, quella che Freud chiamava il trauma, cioè che è l'unione di un'emozione legata a un'esperienza. E che in questo caso potrebbe anche, ma utilizziamo il condizionale come giustamente hai detto tu, essere semplicemente una rappresentazione della nostra mente inconscia. E che la nostra mente vada a identificare, vada a cercare in altre esperienze, in qualcos'altro, che ovviamente noi andiamo a posizionare nel passato, la risposta a quell'evento traumatico che poi appunto ha dato origine a quello che noi chiamiamo giustamente il sintomo, cioè quello che noi vediamo, quello che noi tocchiamo. Però è curioso, perché davvero la letteratura non potrebbe spiegare che non, se non in questo modo, che non era, come dire, ipotizzabile una soluzione di questo tipo, perché davvero noi non andiamo nel passato di questa vita e soprattutto è difficile ricordare qualcosa che è relativo ai nostri primi anni di vita, anche se molte persone vorrebbero arrivarci, ma siamo troppo piccoli per avere una struttura cognitiva che ci consenta di farlo. Un bambino di 2 mesi come fa a ricordare qualcosa? È evidente, anche perché il ricordo, che è fatto di immagini, perlomeno le emozioni si tramutano, si manifestano in immagini, però quelle emozioni dovevamo poterle raccontare, ma quando siamo bambini non possediamo il linguaggio. E quindi come facciamo a raccontare quelle emozioni che abbiamo vissuto 2, 3, 4 mesi? Eravamo troppo piccoli, non avevamo neanche le funzioni neurofisiologiche per poterlo fare ancora. Infatti cominciamo a parlare, l'allallazione inizia agli 8, 9, 10 mesi. Poi vabbè, qualcosa si dice anche prima naturalmente. Però ecco, è per dire che evidentemente qualche spiegazione ci deve essere. E io credo che sia proprio lì.
cioè sia legata al fatto che noi andiamo a ricercare laddove qualcosa è avvenuto, che noi andiamo a posizionare spontaneamente nelle vite passate. Però attenzione, e questo è una grande curiosità su cui io sto lavorando in maniera piuttosto, diciamo così, un po' leggera, perché mi sono preso molto tempo, e avviene che ci siano persone che vanno anche spontaneamente nel futuro. E io sto lavorando proprio su un libro che tratterà il tema delle vite progressive, delle vite future, quella che è chiamata l'ipnosi progressiva, che io ho chiamato l'ipnosi progressiva spontanea perché nessuno ne ha mai parlato. E anche andando nel futuro le persone risolvono delle cose. Allora, in questo caso io credo che possiamo andare a ragionare sul tema che è quello del tempo, cioè che il tempo è sincronico, quindi che il passato, il presente e il futuro sono scritti, sono già scritti, cioè sono in realtà sincronici, si dice che stanno su una verticalità, sono verticali o anche immaginari, li chiama così la fisica quantistica. E quindi la curiosità sta anche in questo, cioè se il passato, il presente e il futuro sono già scritti, andare nel passato, andare nel futuro non cambia niente. Allora qui si parla addirittura di vite parallele, ma entriamo in un tema ancora più articolato e complesso. Però io sono assolutamente convinto che sia ipotizzabile, e questo lo sappiamo dal fatto, dagli studi di Candace Pert, per esempio, che nel 2019 sono stati assolutamente confermati. Lei dice che le nostre emozioni hanno un comportamento quantistico, cioè non locale, ovvero rimangono fuori dal tempo e nello spazio, archiviati in microparticelle che rimarranno per sempre, che si chiamano bosoni di Nambu-Goldstone. Queste piccole particelle, che sono subatomiche, rimarranno per sempre e indipendentemente dalla situazione o dal luogo in cui si sono manifestate le emozioni. E questo è singolare ed è fantastico, perché è la conferma che noi siamo fatti di emozioni. Addirittura c'è chi suppone che la nostra anima sia un insieme di emozioni, ed è veramente una riflessione. È un... Parlo della scienza, non sto parlando di Michele Guandalini, io cerco sempre di rifarmi, da un punto di vista così, anche da un punto di vista della credibilità, a qualcosa che sia supportato da un punto di vista scientifico. E la scienza oggi ritiene che sia così. È un'ipotesi, naturalmente, torniamo nel mondo delle possibilità, però è veramente curioso. Allora, se quelle emozioni sono eterne, cioè hanno un comportamento quantistico, rimarranno per sempre, queste emozioni sono intrise di informazioni. E quindi noi possiamo andare a raccogliere delle informazioni che possono essere posizionate dentro e fuori di noi, e che ovviamente registrano qualcosa che può essere avvenuto anche migliaia di anni fa. E questo è semplicemente miracoloso. Sì, direi che tra l'altro hai parlato di qualcosa di cui non ero a conoscenza, quindi c'è anche un certo stupore nell'ascoltarti questa sera. Paola, torniamo un attimo alle ricerche invece di questo psichiatra statunitense, Ian Stevenson, che ha indagato proprio i ricordi spontanei dei bambini. Ne abbiamo parlato un pochettino all'inizio, ne hai accennato qualcosa. Spiegaci un po' meglio, perché è un campo di indagine molto interessante, tra l'altro che comprende anche i cosiddetti segni di nascita, cioè di nascita, bambini sì, che nascono con cicatrici relative a ferite che non hanno mai avere ricevuto. Sì. Esatto. Allora, Ian Stevenson io l'ho conosciuto in Italia, perché venne a Bologna, alla biblioteca Bozzano De Boni di Bologna, che io presiedo, e venne per cercava dei materiali, insomma ci siamo incontrati lì. Comunque lui l'ho incontrato, sarà 20 anni fa, perché lui sono alcuni anni che è morto, aveva già alle sue spalle tutta la sua ricerca, quindi era famosissimo, aveva pubblicato tanti libri. Lui era psichiatra, e lui cominciò come psichiatra infantile, non si occupava di reincarnazione allora, e studiando i bambini che avevano magari qualche problema, delle caratteristiche particolari, si accorse di certi ragazzini che chiedevano per esempio delle sostanze o delle cose o delle attività che non ne facevano parte certamente della loro età, quindi per esempio chiedevano un bicchiere di whisky, chiedevano di fumare un sigaro, chiedevano di andare in automobile, di guidare un'automobile, eccetera. Lui quando aveva a che fare con questi bambini si trovava veramente in difficoltà, perché dice, ma sono proprio cose che non facevano parte né della famiglia né tantomeno dell'età, per cui cominciò allora a prendere in esame l'idea che potesse trattarsi di qualche cosa che risaliva molto tempo prima, anche perché questi bambini che esprimevano questi desideri insoliti per l'età spesso presentavano anche dei ricordi che non facevano parte della loro vita personale, quindi fu portato dai bambini
a pensare a questo. E da lì è cominciata la sua ricerca. Lui insegnava all'università di Charlottesville negli Stati Uniti ed ebbe parecchie sovvenzioni dalla sua università per compiere queste ricerche, che è costosa, perché lui cominciò a viaggiare il mondo, si creò una rete di informatori che quando scoprivano tutte le soprattutto in India, adesso poi spiegherò perché, una rete di informatori che quando scoprivano un bambino che presentava questi strani ricordi glielo segnalavano, lui aveva i mezzi per andare, interrogarlo, ritornare dopo del tempo, usava proprio un metodo poliziesco per... Allora, in India e nei paesi reincarnazionisti si ritrovano la maggior numero dei casi. Questo perché? Non perché i bambini siano indottrinati o perché lo sappiano, ci credano già, ma perché quando questi ricordi emergono nei paesi reincarnazionisti i bambini vengono incoraggiati e non vengono zittiti come magari può succedere da noi. Se un bambino dice tu non sei la mia mamma si chiama Pinco Pallo, dice ma dai stai zitto, cosa vai dicendo? Invece là prestano attenzione e quindi con delicatezza cercano di sondare nella mente del bambino, nei ricordi del bambino, per vedere che cosa c'è sotto questo, cosa alla quale noi non diamo attenzione, queste cose qua. Quindi nei paesi reincarnazionisti si trovano più casi appunto per questa maggiore attenzione che l'ambiente circostante dedica a questi casi. Però la casistica di Ian Stevenson, che è vastissima, è in tutto il mondo, anche in paesi non reincarnazionisti, anche in Europa, anche in America, in Turchia, anche nei paesi arabi dove non si crede a questo. Quindi è una ricerca molto 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 diffusa, ecco, un po' in tutto il mondo. E lui ha seguito proprio come un poliziotto le orme di questi bambini, trovando riscontri, perché si portava i bambini nel luogo che dicevano di ricordare. Allora, questi ricordi dei bambini hanno spesso una caratteristica, quella di ricordare una vita che si è chiusa da poco, e spesso in maniera traumatica. Questa è quasi una costante, cioè come se una vita spezzata, interrotta in maniera traumatica, prematuramente, avesse la necessità di ritornare, di riproporsi in tempi brevi, come per portare a termine l'esperienza bloccata da questo incidente. E quindi è stato possibile in tanti casi anche risalire alle persone che c'erano ancora, ai presunti genitori, alla presunta famiglia, la moglie, i figli, eccetera, eccetera. Qua bisognerebbe leggere, per esempio c'è un libro che è stato fatto da parecchi anni fa, ma è, secondo me per un primo approccio è sempre più interessante, si chiama Reincarnazione, 20 casi a sostegno, del professor Stevenson, edito da Armenia. È stato uno dei primi tradotti in Italia. Lui poi c'ha una vastissima casistica, non tutto è stato tradotto, i casi nei vari paesi eccetera eccetera, lui veramente ha lavorato tantissimo. Io poi ho parlato a lungo in altri anni con il dottor Yamuna Prasad, che è uno psicologo pedagogista indiano, mancato anche lui adesso, che è stato il maggior collaboratore di Ian Stevenson in India, era uno di quelli che gli procurava i casi, li studiava lui prima, poi quando si credeva che valesse la pena Stevenson andava eccetera eccetera. Ecco, quindi Stevenson è nato ricercatore di questo caso un po' per caso, proprio perché, come dicevo prima, notava queste anomalie nei bambini abbinati a ricordi di vite precedenti. Sì, tra l'altro hai parlato dell'India, so che ad esempio in Africa sono soliti segnare molti bambini con l'amputazione, sì, ad esempio, sì, di una falange piuttosto che di un pezzo di orecchio, perché aspettano poi che il bambino si reincarni con quel segno. Con quel segno, e questo avviene. Che segno? Il segno che è una mutilazione, è un segno che non esiste, cioè non è che uno può per caso nascere con un dito che gli manca oppure con un pezzo di orecchio, proprio. Quindi, e poi corrispondono a tutta una ricerca precedente. Ci sono queste famiglie nelle quali muoiono, adesso qua è un discorso lungo, come tu sai, questa malattia, l'anemia falciforme, che porta i bambini a morire molto presto, è una malattia che viene trasmessa ai genitori e ai figli, e allora loro credono che si tratti di uno spirito maligno che si incarna in questi bambini e li fa morire per far disperare i genitori. E allora loro, per interrompere questa catena maligna di nascita e di morte, e fanno questi segni di nascita al bambino defunto, gli fanno questi segni, gli fanno una piccola amputazione di una falange del dito mignolo oppure un pezzetto d'orecchio eccetera, e a volte il bambino che nasce dopo porta queste caratteristiche,
e sono cose che ti lasciano veramente molto perplessi. È abbastanza perplessi. Incredibile, certo. Sì, sì. Michele, c'è un aspetto quando si sottopone un paziente a ipnosi regressiva che sembrerebbe avvalorare la teoria delle vite precedenti, ovvero sia, quando si porta il paziente a quella data, a quel giorno, il paziente sembrerebbe ricordare sempre lo stesso evento, non un evento diverso, non qualcosa raccontato in maniera diversa, proprio quell'evento, cioè esattamente come se il paziente venisse indotto a ricordare un evento della sua vita attuale. Certo. Anche questo mi sembra un aspetto significativo della ricerca sulle vite precedenti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è altrettanto importante, perché davvero confermerebbe l'idea che il nostro inconscio torna lì nello stesso punto e che quindi in qualche modo, come dire, quell'esperienza davvero è indelebile e che anche se noi tentiamo di spostarlo da quella scena, se gli chiediamo i riferimenti temporali e anche ovviamente legati al luogo, assolutamente la scena è quella. Ecco, questo è curioso perché adesso io personalmente lo uso di rado, perché diciamo così la mia indagine è più funzionale a risolvere le faccende emotive e anche a volte fisiche, perché ci sono anche delle guarigioni spontanee di cose che tipo non so cefalee oppure contratture muscolari che magari persone che si portano dietro da tanto tempo, da tanti anni, succede di tutto, è una cosa veramente miracolosa, questo lo devo dire. Però ecco, ci sono ricerche importanti e questo, volendo citare il dottor Brian Weiss, perché lui ci ha lavorato molto su questo, io non uso solo quella tecnica, uso anche la posta ericksoniana, ma insomma non stiamo qui a parlarne. Ecco. Però ecco, Ian Stevenson dice che noi ci reincarniamo almeno 80 volte. Quindi se noi ci reincarniamo almeno 80 volte, vuol dire che lui ha potuto fare più di 80 sedute con almeno un paziente. Beh, intanto ricordiamo il primo libro in cui soltanto con Catherine ne ha fatte veramente un'infinità. Allora vuol dire che evidentemente lui è stato in grado di ripercorrere quel percorso a ritroso, di andare a vedere tutte le 80 vite di quella persona, che ha potuto poi dettagliatamente, in maniera molto chiara e palese, raccontare quello stesso identico episodio, o quegli stessi identici episodi, o comunque quegli stessi spezzoni di vita. Ecco, allora questo vuol dire che evidentemente lì noi ci dobbiamo focalizzare nel pensare che davvero la nostra coscienza, la nostra anima, insomma quello che chiamiamola come vogliamo, però ci guida di nuovo nello stesso luogo. Quindi è facile pensare, cioè è un'ipotesi, voglio dire, sempre più plausibile, che davvero quelle emozioni sono assolutamente fissate là. Però ecco, vorrei dire una cosa che è importante ricordarla, poi chiudo sulla domanda. Noi sappiamo che le nostre emozioni, alcune emozioni in particolare, per esempio una paura, può essere trasferita per 6 generazioni. E questo è stato dimostrato in tutti i modi. Naturalmente, come sempre, hanno fatto la spesa i ratti, però noi abbiamo visto che, purtroppo è così, però abbiamo visto che per circa quindi 25 anni a generazione, parliamo di 150 anni, negli umani è possibile portare anche delle esperienze che rimangono in termini emotivi, emozionali, per esempio una paura. Ecco, ma stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto migliaia di anni fa. Se uno mi racconta dell'antica Roma, parliamo di 2000 anni fa. Se mi parla dell'antico Egitto, parliamo di più di 3000 anni fa. E quindi evidentemente questo, come dire, questo aspetto così bello, che è quello del viaggio dell'anima in più incarnazioni, quello che noi chiamiamo il percorso evolutivo animico, evidentemente c'è. Tutto lo lascia presagire, anche perché, insomma, se fosse una fantasia, potrebbe essere riportata con quella chiarezza, con quella oggettività ogni volta, mi sembra un po' difficile da sostenere. Assolutamente. Ti chiedo di raccontarci due aneddoti. So che ci sono due episodi che hai vissuto, che hai potuto documentare, due pazienti che sarebbero stati la reincarnazione, uno di un calciatore dell'Arsenal degli anni 30 e l'altro di una contadina russa che avrebbe conosciuto in circostanze un po' fortunose niente po' di meno che Yuri Gagarin. Raccontaci questi due episodi, perché sono clamorosi.
Sì, cerco di essere breve anche perché veramente sono cose molto abbastanza lunghe, insomma, da raccontare. Comunque, in breve, la prima è quella in realtà della contadina russa. È successa una roba stranissima che durante una regressione, stiamo parlando di 4-5 anni fa, forse anche 6, adesso non ricordo esattamente, comunque ero nella Maremma toscana e ero andato a fare delle conferenze, insomma, ci fu questa persona che mi chiese, ne ho viste più di una, però questa mi chiese di fare una regressione in un momento particolare della sua vita. E durante la trance questa mi racconta, questa ragazza, questa donna, di essere una contadina russa che sta passeggiando negli anni 60, poi parrebbe nel 1961, stava passeggiando in un campo in primavera in Russia. E mentre passeggiava con altre contadinelle, a un certo punto vede arrivare questa sfera enorme, per lo più diciamo metallizzata, quindi con colore cromata, ecco, più o meno, e che cade improvvisamente con una sorta di paracadute sopra. Naturalmente potete immaginarvi che le contadine russe, magari di cose del genere, non ne avevano mai viste. Noi le avevamo forse viste così, insomma, quando si è parlato dello sbarco sulla Luna, le avevamo viste in TV, in bianco e nero, ma Comunque dopo, comunque dopo, esatto, infatti. comunque dopo, però insomma, avevamo forse più cultura rispetto a questo, ma nelle campagne russe dove non c'era niente, insomma. E a un certo punto succede che viene fuori questo soggetto con questo scafandro e con questa tuta arancione, le contadine si spaventano, lei in particolare, e lui dice: "No, no, state tranquilli, io sono Yuri Gagarin". Ecco, ma la cosa singolare è stata che 3 o 4 anni fa, io purtroppo ero a un funerale di una parente, vedevo continuamente che mi stavano chiamando sul cellulare, ovviamente con la vibrazione, ma non potevo rispondere, ero in chiesa. Insomma, a un certo punto, quando finisce la cerimonia, esco e chiamo, dico: "Ma chi è che mi sta cercando così assiduamente? Non avevo salvato il numero. Dottore, se sapesse che cosa è successo". Insomma, cosa è successo? Che questa ragazza stava facendo zapping la sera e si è fermata su un canale mentre stava stirando in casa, quindi niente proprio, ma un canale proprio sperduto, con tutto rispetto naturalmente, TV Spazio 2000 si chiamava, ed era la puntata del 14 maggio del 2018. Ecco, quindi sì, stiamo parlando di 5 anni fa. Cosa succede? Che mentre sta ascoltando questa puntata, si parla intanto dello shuttle, poi a un certo punto si ferma la trasmissione e un giornalista dice: "Vorrei ricordare a riguardo che oggi è l'anniversario della scomparsa di Yuri Gagarin", e racconta di questo episodio di quando la navicella scende nel campo russo, e che fu appunto raccolta l'emozione, la raccolta di tutte queste persone che avevano visto, in particolare di questa contadina. E lei ha detto: "Ma ero io". Cioè, la cosa è stata una coincidenza particolare. Tra l'altro, lei mi ha detto anche: "Guarda, dottore, io non mi sarei mai fermata su quel canale perché non l'ho mai fatto. Però in quel momento mi sono fermata lì mentre stiravo. Era come se qualcosa mi avesse chiamato". Questa è stata la prima. La seconda, che è veramente stata importante perché la sincronicità è incredibile. La seconda è stata di un ragazzo, posso dire il nome, si chiama Filippo, perché poi dopo ha partecipato anche alla realizzazione di un video, di un filmato che stiamo facendo con la Paola, che dovrebbe uscire, speriamo, a breve, e che questo ragazzo a un certo punto va in trance, perché poi bisogna anche raccontare che cosa succede. Le persone raccontano le cose inizialmente in uno stato di allargato espanso di coscienza, si dice così, trance ipnotico, raccontano le cose. Poi c'è un certo punto, c'è un, come dire, un gradino dove la persona cade in una trance ancora più profonda e si capisce dalle emozioni, comincia a lacrimare senza neanche rendersene conto, cambia lo stato del corpo stesso e anche il modo in cui la persona parla, perché comincia a sussurrare. In quella condizione pare davvero vivere quei ricordi. Ecco, questo ragazzo a un certo punto stava descrivendo qualcos'altro, scoppia a piangere e dice: "Mi trovo in un campo di calcio nel 1930 in Inghilterra. C'è una finale, abbiamo perso e io sono arrivato secondo. Io mi chiamo David Jack". Ce lo dice: "Non capisco perché, ma tutti mi applaudono, ma abbiamo perso. Abbiamo perso la finale, sono disperato, eppure continuano ad applaudirmi". Boh, la seduta dopo un po' finisce, e che cosa succede?
Abbiamo perso 2-1, si ricordava anche il punteggio. A quel punto succede una roba incredibile. Io la registrazione ovviamente ce l'ho, anzi, è un motivo anche di pubblicazione prossima, quando ci sarà la possibilità. Succede che di notte lui va a cercare, perché io poi tutte le persone che vengono a Bologna nel mio studio do la loro registrazione in modo tale che se le possano riascoltare. Succede che lui di notte è andato a guardare e a cercare, a fare una ricerca storica, e la mattina dopo mi manda la foto di David Jack che veramente aveva perso nella finale, avevano perso 2-1 l'Inghilterra contro la Scozia, mi pare di ricordare, scusate ma non sono un appassionato di calcio, e ricordava benissimo tutta la scena e mi manda tutta la documentazione al riguardo, per cui a quel punto ci siamo anche sentiti, perché c'era un certo sgomento anche da parte mia, voglio dire, e tutta la documentazione che lui ha tirato fuori rispondeva esattamente a qua. Ma lui non se n'era mai interessato delle finali del 1930, tra l'altro a 48-49 anni oggi, e quindi è stata una roba veramente fantastica, perché lui non era mai, non si era mai documentato, non era mai entrato tantomeno nei campionati inglesi, quindi insomma è stata una roba veramente di una potenza incredibile. È incredibile. Paola, tu hai indagato anche la medianità. So che diversi medium parlano di reincarnazione, uno fra tutti Roberto Setti del Cerchio Firenze 77. Cioè, esatto. Lui parlava, era cattolico, non aveva particolare interesse verso questo tema, ma quando andava in trance raccontava proprio di questo tema. Mi sembra una conferma ulteriormente interessante rispetto a quello di cui stiamo parlando questa sera. Sì, ma non solo lui, anche nella medianità ottocentesca, quando di reincarnazione si parlava molto meno di adesso, perché allora era un tema lontanissimo che solo pochi conoscevano, e non ti dico la totalità, ma la grande maggioranza dei dettati medianici, proprio a partire dall'Ottocento fino a tutto il Novecento e anche adesso, e parlano di reincarnazione. Roberto Setti, nella fattispecie, era un cattolico praticante, che faceva la comunione tutte le domeniche, quindi era lontano da questi temi. E gliel'abbiamo anche chiesto, di quello, non era che parlasse lui, c'erano le entità che si esprimevano attraverso di lui, parlavano del concetto di reincarnazione come di una cosa naturale e ovvia. E dopo glielo chiedevamo, cosa ne pensi, il fatto che tu sei cattolico, e lui accettava questo, accettava perché disse, se ne parlano le entità, lui aveva una grandissima fiducia nei confronti dei suoi maestri, dei maestri che si esprimevano attraverso di lui, quindi lui l'accettava, se lo dicono, lui non discuteva, continuava con la sua fede cattolica, che evidentemente non trovava in contraddizione con il concetto di reincarnazione. Poi parlava di reincarnazione anche, per esempio, Corrado Piancastelli, che era il medium che canalizzava l'entità A. Anche lui, un napoletano, non si era mai occupato di questi temi, e anche l'entità A comincia. Fra l'altro, entrambi hanno cominciato ad essere medium a 15-16 anni, da ragazzini, quindi avevano anche una cultura modesta. Roberto Setti aveva fatto ragioneria, insomma non aveva neanche studiato filosofia, e in entrambi i casi la reincarnazione ritorna sempre come di una necessità cosmica, diciamo così, a sfini evolutivi, insomma con darci la possibilità di fare più esperienze e di imparare a conoscere la vita sulla Terra, nelle varie forme, perché io posso nascere uomo, donna, in varie epoche, in varie condizioni, in vari continenti, in vari luoghi, e quindi questo consentirebbe, sempre condizionale, come tu hai giustamente accennato prima, è d'obbligo, consentirebbe di fare un'esperienza piena e quindi di arricchirsi. Ecco, mentre questo con un'unica esperienza, magari breve, magari solo di un certo tipo, monocolore, diciamo così, un'esperienza, non sarebbe possibile impadronirsi di tutta l'esperienza che la Terra offre. Sì, questo sarebbe lo scopo. Diciamo, l'impianto teorico che sta alla base della reincarnazione è proprio questo, compiere un viaggio che poi è un apprendimento attraverso varie vite per arrivare poi a uno stato di coscienza probabilmente che non necessita più
di reincarnarsi. Come le varie classi di una scuola, insomma, sarebbero tante vite che corrispondono a queste, che si parte, che si è tabula rasa o quasi, e poi via via attraverso gli insegnamenti che la vita ci offre, andiamo avanti e accresciamo. Questo, la dottrina della reincarnazione spiegherebbe anche i diversi livelli di partenza delle persone dal punto di vista intellettivo, dal punto di vista proprio di coscienza, della comprensione, della coscienza, del destino, del karma, no? Viene spesso definito. Certo, il karma è la legge che governerebbe tutto questo, ecco. Esattamente. Michele, una domanda più tecnica. Prima di tutto, che cosa significa sottoporre un paziente a ipnosi regressiva? E secondariamente, tutti i pazienti che vengono da te possono essere sottoposti a questa pratica? Allora, sulla percentuale, diciamo così, mi sento soddisfatto, posso dire di essere soddisfatto, perché circa l'80%, forse qualcosina in più, per cento delle persone che vengono da me riescono ad andare, a lasciarsi andare, quindi a lasciare che la coscienza o l'anima, insomma, viaggino così, alla ricerca di informazioni che possano in qualche modo giustificare un comportamento oppure, che ne so, un sintomo, ecco, particolare. Questo è per quanto riguarda naturalmente la statistica. In realtà le persone che vengono da me spesso vengono dicendo che sono curiose, che vorrebbero conoscere qualcosa, ecco, della loro vita passata o delle loro vite passate, perché di solito quelli che arrivano da me sono già preparati, cioè hanno un minimo di cultura, di formazione, hanno letto, comunque si sono interessati, ecco, oppure hanno seguito appunto autori importanti come Paolo o altri che in Italia ne stanno parlando, ne hanno parlato, ecco, quindi mi trovano e quindi c'è la possibilità. Poi vabbè, c'è il discorso del passaparola, sappiamo che ci sono tante, come dire, associazioni che trattano ormai tutti questi temi, perché quando parliamo di energia non è difficile, ecco, arrivare a parlare anche del tema della reincarnazione. Il principio è quello che si diceva prima, cioè che noi vediamo dall'uno, là dove tutto è perfetto così com'è, ma veniamo a sperimentare la dualità, quindi il bello, il brutto, l'amore e l'odio, ed ecco perché noi dobbiamo reincarnarci tante volte, perché se, come dice giustamente Paola, noi dobbiamo aver vissuto in tutti i luoghi della terra per poter provare tutto quello che c'era da provare, chiaramente dobbiamo aver indossato tutte le pelli, aver parlato magari tutte le lingue o quasi, insomma, se vogliamo fare delle prove o delle esperienze dobbiamo farle tutte, ecco, quindi ecco perché ci incarniamo più e più volte. Questa almeno è l'ipotesi, ecco, torniamo al discorso di condizionale. Quindi bisogna capire, quando tornando al discorso di chi può accedere a questo, intanto chi ha una buona fantasia e poi naturalmente chi riesce a lasciarsi andare all'inizio, quindi trovando in me, in particolare quindi nel mio lavoro e anche nel mio modo di essere, che tendo sempre a essere accomodante, aiutare le persone un po' così a lasciarsi andare, è il fatto poi di permettere loro, in uno stato di trance, di lasciare che appunto la mente vaghi e viaggi alla ricerca. Quindi c'è una percentuale di persone che invece non riescono non riescono per resistenze interiori, per carattere, per quale motivo? Per più ragioni. La prima, vabbè, intanto spesso ci sono persone che magari, adesso poi capita non di rado, persone che utilizzano dei farmaci, quindi magari hanno un po' di difficoltà. Altri invece che per esempio sono molto controllanti e quindi faticano a lasciarsi andare e seguono rigorosamente, pedissequamente tutto quello che dico senza che la mente viaggi. Altri che magari hanno fatto altre esperienze oppure non si sono trovati bene, però magari con me piano piano, perché io poi nel frattempo chiaramente ho dovuto sviluppare delle strategie che mi permettessero di accompagnare sempre più persone in quello stato di trance, piano piano si è visto che poi molti di questi magari la seconda volta ce l'hanno fatta. Ecco, però io non uso solo questa tecnica, ne uso anche un'altra, come spiegavo prima, che si chiama posta ericksoniana, che comunque fa capo all'approccio spiritualista, quindi contempla anche questa, l'idea che ci possano essere delle vite passate, ed è un pochino più tecnica, è un pochino più, diciamo, anche articolata nell'esecuzione da parte mia. Quindi, però ecco, in questo caso spesso succede che le persone, anche che non riescono
con le vite passate, poi passando all'altra si lasciano andare più facilmente. Quindi, lo stato di ipnosi invece cos'è? Uno stato di coscienza in pratica? È uno stato allargato o espanso di coscienza, si chiama così, si dice così. Qualcuno lo chiama alterato, a me non piace perché l'alterazione è dovuta spesso a farmaci o magari al fatto di aver bevuto o aver usato sostanze. E invece uno stato espanso, allargato di coscienza significa che la nostra mente è in grado di fare più operazioni simultaneamente, che sappiamo per esempio dagli studi che ne possiamo fare fino a 64 tutte assieme, non sono poche. Pensiamo per esempio a una persona cammina per strada, tiene per mano il cagnolino, ha di fianco suo figlio, il compagno, il marito, la moglie, quello che è, guarda una vetrina, scrive i passanti e cammina, sta facendo 5-6 operazioni. Sono tutte assieme, non è che per farne una smette di fare le altre. Quindi in quello stato allargato di coscienza l'inconscio accetta di ad andare a ricercare le informazioni in uno stato chiamato appunto espanso di coscienza, in cui la nostra mente emana delle frequenze basse che vanno da 2 a 7 9 Hz, che sono praticamente quelle che sono registrabili nella mente durante uno stato legato al sonno REM, quindi al sogno. Ecco, in quella condizione evidentemente compaiono delle immagini, però sono differenti appunto, come si spiegava un po' anche prima, da quelli che sono i sogni, perché i sogni sono tutti diversi, invece in questo caso è importante capire quello che diceva anche Jodorowsky, che le vite passate vanno interpretate, cioè è importante capire come si regolano le personalità che sono dentro di noi e che in qualche modo si devono accordare. Le personalità sono tutte quelle figure affettive e relazionali che noi abbiamo incorporato nei primi 6 anni di vita, uso incorporato perché è così, è giusto usare questo termine, noi le mettiamo veramente dentro perché i bambini imitano e copiano i loro genitori, copiano la dada, copiano le maestre, copiano tutte le persone, i nonni, eccetera, eccetera, tutte le persone che hanno gravitato attorno al loro mondo quando erano bambini, e così facendo imitano le persone, e noi possiamo contenere fino a 30 personalità. Allora, quando il paziente si risveglia dall'ipnosi, non ricorda nulla di quello che ha detto? No, nell'ipnosi vigile è facile che si ricordi qualcosa. Ah, ok, questo è interessante. Sì, scusate, nell'ipnosi regressiva le vite passate, che è appunto uno stato di ipnosi vigile. C'è anche da dire una cosa che è importante. La persona parla perché mi deve raccontare quello che sta visualizzando nelle vite passate, quindi questo fa sì che lo stato della coscienza non sia così profondissimo, perché se deve usare il linguaggio deve rendersi comprensibile e di conseguenza una parte di consapevolezza la deve attivare. Chiaro. Paola, invece io tornerei sulla questione dei bambini, ma in questo caso dei bambini prodigio, perché c'è tutta una parte di letteratura relativa all'ipotesi delle vite precedenti che affronta proprio questo tema, cioè quei bambini che a 2-3 anni manifestano capacità incredibili, talenti incredibili, che non si spiegano, che non hanno motivazione, eppure ci sono. Sono casi ci sono, anche famosi. Cosa sono ce, ne, casi, ce ne puoi dire? Anche questo, diciamo che fra i tanti elementi che possono parlare a favore dell'ipotesi della reincarnazione, c'è anche l'ipotesi che si tratti di reincarnazione anche nel caso dei bambini prodigio, cioè quei bambini, come tu dicevi, che eccellano fin da piccolissimi in varie attività. Lui in genere si pensa al piccolo Mozart che a 3 anni componeva, eccetera, ma non si tratta soltanto, ed è vero, è un caso eccezionale, ma non è soltanto quello, ci sono dei bambini che eccellono in altre cose, in capacità tecniche, in capacità sportive, che fanno imitative, che fanno tante cose eccezionali, che non sono eccezionali in se stesse, ma che sono eccezionali per l'età in cui i bambini le manifestano. A me ad esempio viene in mente il caso di Giannella Di Marco, che era quella bambina che dirigeva a 5 anni l'orchestra di Santa Cecilia, cioè qualcosa, esatto, di assolutamente strabiliante, a guardare le immagini, i direttori dell'orchestra che la osservavano proprio condurre, e non era una finzione come inizialmente si poteva supporre. Da bambina pensavano all'inizio che fosse un gioco, che fosse un escamotage pubblicitario, eccetera, invece è una bambina che proprio è in grado di fare queste cose. E poi un'altra caratteristica è che questi bambini spesso crescendo diventano persone normalissime, cioè magari brave nelle loro attività, nelle cose che sanno fare. La cosa eccezionale in loro è la precocità,
in cui manifestano queste doti che per lo più non sono, sono anche inusitate in famiglia. Non è detto che siano musicista, figlio di musicisti, oppure uno sportivo, figlio di grandi atleti, che a 2 anni sa già fare la tripla capirola lì dietro, cadendo sul piede solo, per esempio. Sono cose improvvise, ecco. Questo fu una cosa che colpì anche Stevenson, per esempio, il fatto di questi bambini che oltre a manifestare capacità, desideri insoliti per la famiglia, sapevano anche fare delle cose particolari, ecco, sapevano. Ricordo il caso che ha raccontato lui di un bambino, di un maschietto che da piccolissimo sapeva cucire a macchina benissimo. E nel tempo, quindi faceva delle cose, anche ricami con la macchina, delle cose difficili. Nel tempo poi uscì fuori che lui ricordava benissimo la vita di una sorella molto più grande di lui, che era morta prima che lui nascesse, e che in seguito proprio si identificò con la vita di questa persona, e questa sorella sapeva fare tutte queste cose. Quindi lui aveva come, è nato imparato, come diciamo noi, che sapeva fare queste cose. No, per concludere questa, volevo dire che tutta questa serie di casi di cui abbiamo parlato dei ricordi dell'Olocausto, abbiamo parlato dei bambini che ricordano, non abbiamo detto dei segni di nascita, abbiamo appena accennato, e questa è una cosa importante, ci sono dei bambini che nascono portando addosso delle cicatrici incredibili di ferite mai ricevute. C'è un libro del professor Stevenson dove presenta tutti questi casi. Ricordo uno che aveva una cicatrice qua tutto intorno alla testa, con i segni dei punti proprio segnati così, ed era un caso di un ragazzo che era stato come quasi scalpato in uno scontro, poi era stato operato, ricucito eccetera, ma era morto lo stesso. E nascendo questo bambino, una bimba era, nasce con questa altezza qua della testa, questa corona, oppure malformazioni nelle gambe inusitate, che cose che non esistono, ecco, però ricordavano vite precedenti che giustificavano e spiegavano questi segni. E quindi anche queste, quindi tutta questa miriade di cose di cui abbiamo detto, compresi gli interessantissimi casi di regressione ipnotica di Michele, e alla fine arrivano a comporre un mosaico abbastanza interessante, cioè ecco, metti tutti insieme questi casi, non possiamo dire di avere dimostrato, ma possiamo dire di avere degli indizi a sostegno, ecco, questo senz'altro. Direi di sì. Michele, stiamo andando verso la conclusione, ci accenni al discorso delle personalità, perché ne hai parlato prima così rapidamente e lo trovo molto significativo, perché so che hai indagato dei casi per cui abbiamo delle personalità che, come dire, sono dissociate, no? Per cui a seconda di quella che prevarica, certi sintomi, certe manifestazioni anche fisiche e corporee spariscono o ricompaiono. Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che ogni personalità che noi incorporiamo, che noi mettiamo dentro, papà, mamma, nonni, zii, dadi, eccetera, hanno caratteristiche diverse. Ognuna ha una propria storia. Intanto proviene da una storia economica, sociale, affettiva, relazionale, differente le une dalle altre. Ma dobbiamo inserirle nella nostra mente queste personalità. Cioè dobbiamo far sì che il papà e la mamma dentro di noi in qualche modo vadano d'accordo, perché il nostro contenitore è uno, è la nostra mente. Allora, visto che noi ne portiamo dentro fino a 30, non è che tutte vanno d'accordo, magari il papà aveva certe caratteristiche, la nonna ne aveva altre, la mamma ne aveva altre ancora, quindi sono magari personalità che dentro la nostra mente non si trovano in armonia, in equilibrio. Ora, c'è un caso che è stato portato in auge sempre da Candace Pert, che avevo accennato prima, che è quello relativo al caso a Billy Milligan, che è stato un assassino che nel secolo scorso, nel 1980, insomma, fu arrestato, poi, vabbè, insomma, aveva ucciso, mi pare, 24 donne. Avevano scoperto che nella sua mente c'erano circa 26 o 27 personalità, ma la cosa singolare, ed ecco perché si chiama disturbo dissociativo di personalità, è che tutte le personalità agivano all'insaputa delle altre. Che cosa vuol dire? Che quando c'è una personalità, perché si dispongono in maniera piramidale, ho detto io lo definisco così, la struttura è nostra emotiva, ce n'è una che guida e che noi utilizziamo in base alle circostanze. Per esempio, il papà sul lavoro era uno stacanovista, io sono come mio papà,
la mamma magari era dolce con me quando ero piccino, con mia sorella o i miei fratelli, e io sono come la mamma quando sono a casa e ho in braccio mio figlio, oppure ho in braccio un gattino, no? Cioè la personalità che noi utilizziamo in quel momento è funzionale a quel tipo di esperienza che sto facendo. Ok, ma se le personalità dentro di me non comunicano, cioè non c'è un'alternanza regolare, ma avvengono di scatto, avviene un fenomeno molto strano, che una personalità agisce all'insaputa delle altre e rimane lì, è stazionaria per un certo periodo di tempo. Ma la cosa più incredibile che cos'è? È che quella personalità agisce sul corpo fisico in maniera differente. Per esempio, Billy Milligan aveva una personalità che era allergica al pelo del gatto, e quando c'era quella al comando, lui diventava tutto gonfio quando c'era il gatto che passava di lì, la faccia si gonfiava. E quando quella personalità andava via e veniva su un'altra, magari era tutto normale, ma poi ce n'era un'altra, pensate un po', che aveva il diabete e di conseguenza si doveva fare l'insulina. Ma attenzione, il corpo è lo stesso. Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Non solo. Nel libro Tutto è uno di Michael Talbot, lui racconta, sempre parlando di multipersonalità, racconta di una signora che era stata punta in gola da una vespa perché stava andando in bicicletta con la bocca semisocchiusa e questa vespetta era entrata dentro e aveva la punta. Siccome lei aveva avuto uno shock anafilattico, era stata portata d'urgenza in ospedale perché non riusciva più a respirare, ma lei soffriva di un disturbo di personalità multipla. Che cosa è successo? Che appena arrivata là, e questo lo ha descritto anche Michael Talbot appunto in questo bellissimo libro, succede che questa persona improvvisamente cambia la personalità e sparisce completamente il gonfiore. Quindi quando il medico arriva, che l'avevano trovata in fin di vita, la vede normalissima. Che cosa vuol dire questo? Questo ci fa capire una roba che è stupenda, cioè che il famoso esperimento dualismo onda-particella di cui parla la fisica quantistica risalente al 1927, documenta che il nostro pensiero genera e condiziona la materia. E quindi che se la nostra personalità agisce e si muove senza che le altre ne siano consapevoli, fa sì che prende il dominio, diventa la personalità dominante e stabilisce come il nostro pensiero condiziona, quindi il pensiero di quella personalità, condiziona il corpo fisico. Allora vedete che stiamo mettendo insieme quella che è la clinica con la spiritualità e con tutto il discorso della reincarnazione. Perché? Perché anche questo è importante sottolinearlo. Se noi andiamo a leggere nelle vite passate qualcosa che ha avuto origine, che ha dato origine a quel trauma, a quell'evento traumatico, fa sì che riportandolo in questa vita noi andiamo poi a risolvere il caso come? Andando in altre vite e andando a lavorare proprio sul pensiero. Cioè il fatto di riequilibrare quelle personalità che sono dentro di noi. Infatti, in cosa consiste il mio lavoro? Per concludere, e per lasciare lo spazio ovviamente a Paola e alla vostra conclusione, consiste nel fatto che se io faccio in modo che le personalità tra di loro, invece che confliggere o litigare, perché se il papà e la mamma fuori di noi litigavano, dentro di me il papà e la mamma litigano, questo è il principio. Se invece che litigare si mettono d'accordo per andare tutte incontro, unitamente, amorevolmente, incontro a un unico grande destino, che è quello che noi chiamiamo massa critica, il fenomeno della massa critica, automaticamente la persona guarisce. E quindi quel trauma, quell'evento traumatico scompare, svanisce nel nulla, come se niente fosse mai successo. La massa critica si ha quando tutte le persone che condividono uno stesso obiettivo, che in questo caso è il bene della persona, si mettono tutte d'accordo per andare incontro e unitamente, indipendentemente dalla loro storia, al benessere della persona. Quindi uno può avere una... che è quello che avviene per esempio nei grandi fenomeni di, per esempio, sociali, nei grandi movimenti sociali, tipo, non so, il movimento... Pensate al 68, il 77, questi, il movimento dei diritti civili, i gilet gialli, per ricordare qualcosa che è avvenuto di recente. Relativamente di recente, quindi le persone si dimenticano della loro storia tutti insieme, quindi da dove provengono, e quindi è indipendente dalla propria, come dire, provenienza economica, sociale. Uno può essere un operaio, uno può essere un miliardario, però tutti si muovono insieme e si dimenticano di se stessi perché tutti vanno a condividere con gli altri quello stesso obiettivo, e questo è fantastico. Direi proprio di sì. Prima di ringraziarvi, avete fatto accenno a un progetto che avete così in corso d'opera, un video o qualcosa, potete darci un'anteprima? Paola, tu, pensaci tu che sei bravissima. Sì.
No, abbiamo fatto insieme a Michele e ad alcuni altri amici con un videomaker bravissimo che fra l'altro è parente, cugino di Michele, abbiamo fatto stiamo facendo un video in cui si parla appunto delle cose di cui abbiamo parlato stasera, cioè intanto definiamo il concetto di reincarnazione, che cosa significa nelle varie tradizioni religiose, eccetera, eccetera. E poi abbiamo raccontato un po' questa casistica, che sono gli elementi che parlano a sostegno, ecco, frecce indicative in questa direzione. Però deve ancora essere manipolato, insomma, c'è ancora qualche cosa da mettere a punto. Comunque abbiamo cominciato l'anno scorso, dovremmo finire in tempi brevi. Sì. Beh, magari poi quando uscirà questo video potrebbe essere una buona occasione per tornare a parlare di questo argomento, se magari ci fossero anche delle novità, perché no? Io veramente voglio ringraziarvi per essere stati qui questa sera. Abbiamo affrontato il tema della reincarnazione, che insomma è anche abbastanza complesso, quindi non è facile da gestire, però abbiamo cercato veramente di portare degli elementi concreti a sostegno di questa ipotesi, che è tutt'altro che campata in aria. Ci sono veramente tanti tanti aspetti che sembrerebbero convergere in un unico punto, e cioè che l'uomo non nasce realmente, non muore realmente, ma fa parte di un flusso, di un ciclo ben più ampio di quella che è la sua vita attuale, di quella che è la vita che può percepire in questo momento, e sarebbe veramente straordinario se fosse così. Paola, Michele, grazie di cuore per essere stati qui con grazie me questa sera. Grazie a te, Enrico, grazie Paola. Grazie a te dello spazio e della conduzione. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, a domenica ciao, prossima. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.